Io gliela faccio subito una battuta un po' provocatoria, nel senso che voi non avete voluto Di Pasquale e vi ha punito in questo modo. Sì, lo dicevo proprio a Davide prima. Tra virgolette, sono anche contento che abbia fatto con lui. No, no, scherzo, naturalmente. No, non erano condizioni ottimali quando era qui da noi. Peccato, Intanto, peccato. cosa ha fatto Chiosa? Come mai neanche indistinto? Avevo un problema fisico ieri l'altro. Succede, chi lo sa se avevamo tutti a disposizione, se la partita veniva lo stesso, però niente La recriminazioni. partita, Indiani, a mio giudizio è stata una partita bella, piacevole da vedere, con due squadre che hanno giocato al calcio e l'Arezzo è stato molto bravo con la qualità dal centrocampo in su a creare le giocate. Sì, una partita, io ho fatto complimenti alla squadra, è chiaro, contro una grossa squadra di Pescara, però abbiamo fatto una buona gara anche noi e forse meritavamo di più. Cosa è mancato? È mancato il concretizzare, abbiamo avuto diverse occasioni, un gossolo ne dovevamo fare di più. Presidente Sebastiani, ai nostri microfoni, ha detto in Serie C servirebbe il VAR. Eh sì, col VAR, qualcosa di diverso ci sarebbe, vediamo in Serie A quante cose salva. Le chiedo se da allenatore della squadra avversaria vuole mandare un messaggio a Vergani perché le condizioni del suo ginocchio sembrerebbero essere abbastanza brutte. Dispiacere perché aveva fatto una cosa lì nell'azione del rigore, bella, la profondità. Dispiace poi quando un giocatore si fa male, un grosso in bocca al lupo. Studio per una domanda al tecnico Indiani che poi salutiamo. Massimo, Fabio. Fabio, io al Mister innanzitutto faccio i complimenti per la grandissima carriera, l'ho incontrato tante volte quando ancora giocavo. No, volevo chiedergli se è vero che oggi lui l'ha preparata benissimo con pochi punti di riferimento davanti, però quanto vi è mancato un giocatore come Gucci senza trovare alibi perché poi lei non li trova mai. È chiaro, no, niente alibi, assolutamente. No, chiaro, lui è mancato, però ecco, forse la cosa più importante è non aver avuto a disposizione un sostituto con le stesse caratteristiche. Ci siamo dovuti arrangiare con Iori e centravanti non l'ha mai fatto in vita sua. Quindi Grazie, complimenti al tecnico Indiani. prenderete velocemente un'alternativa sul mercato, immagino, no? Ma, ho i miei dubbi. Ricordo sempre con grande piacere il Ponte d'Era di Indiani di tanti anni fa.